Sul Mona città d'arte d'accoglienza, il Cima Pacifico ieri sera si è vestito di solidarietà con una festa multiculturale che ha fatto sentire a casa 19 profughi ospitati in città dal comune di Sulmona e dalla Casa Santa dell'Annunziata. È stata la musica l'arma vincente che ha dissipato le polemiche e le perplessità e ha fatto scendere in campo una città che è in grado di accettare e integrare la diversità. In quel momento non si guardava il colore della pelle delle persone, ma le persone in quanto tali, portatrici di una storia e di un vissuto da rispettare. Un segnale in controtendenza che ha mostrato l'alto senso civico dei sulmonesi. La manifestazione è stata promossa da Michele Avoglio, storica voce di Scanto, e dal comitato Sinesolo. Presenti anche le istituzioni con l'assessore regionale Mariella Sclocco, il sindaco di Sulmona Peppino Ranalli, l'assessore sociale del comune di Sulmona Nicola D'Alessandro, i consiglieri comunali Maria Ciampaglione e Alessandro Lucci. Condivisione, accoglienza, democrazia e libertà, queste le quattro parole lanciate dal primo cittadino. Condivisione dell'accoglienza e della democrazia e della libertà, questo è il messaggio che io voglio lanciare alla città. Oltre ad essere città di cultura, Sulmona deve diventare città dell'accoglienza, ha aggiunto l'assessore D'Alessandro. La nostra città, oltre che ad essere una città d'arte e di cultura, è anche una città di accoglienza e di solidarietà e lavoreremo in questa direzione. Faremo in modo di coinvolgere i profughi in volontariato attraverso l'apertura di un protocollo, come accade anche in altre città, spiega il consigliere Ciampaglione. Il nostro obiettivo è duplice, far sentire a casa i profughi e aiutare coloro che hanno dimostrato finora di avere poca solidarietà. È possibile attivando un protocollo che è già stato messo in pratica in altre zone d'Italia, come ad esempio la città di Pesaro, dove il comune ha riunito altri enti locali, provincia, regione e alcune associazioni per creare un protocollo e poter far lavorare e integrare maggiormente queste persone che arrivano nel nostro paese. Sul palco del Pacifico sono esibiti Libera Voce, Anda Marosa, Daniele Andrea Fritrella, I Migranti e Di Scanto. Poi spazio alle storie dei profughi che hanno commosso tutti. Sono venuti qui per continuare a vivere, ha spiegato Monica, moglie di Nico Tucci, fotoreporter sulmonese, impegnato nel comitato Sinesolo. Sono stati molto contenti, hanno piaciuto, è stata una cosa molto molto bella. Siamo felici che si è rivelata la faccia vera di Sulmona, la faccia della Sulmona vera direi, della Sulmona col cuore. Ho visto un'accoglienza da parte di tutta la cittadinanza molto positiva. Meravigliosa, il momento delle africane, che le africane hanno creato sul palco è stato proprio quello che aspettavamo. L'impressione è che ci sia stata una grande partecipazione. La musica ha sempre unito i popoli, non li ha mai divisi ed è l'unica cosa che personalmente mi dà pace e mi dà serenità. L'energia delle ragazze sono state veramente trepitose, hanno portato proprio una gioia, un'energia forte.